È con grande piacere che annunciamo un grande passo avanti dal punto di vista possiamo dire, del progresso tecnologico applicato alla pubblica amministrazione. Ovviamente ogni piccolo passo è un grande passo avanti, non c'è mai una cosa che veniva da più parti, no? E che mi è capitata tante volte di ascoltare dai cittadini, era il fatto che per molti servizi nello scambio di rapporti di merci tra privati si agisse in modo telematico, soprattutto per i pagamenti, e invece nella pubblica amministrazione tanti cittadini lamentavano il fatto che alcuni pagamenti, anche per servizi essenziali, dovessero ancora avvenire in modo fisico e cartaceo. Ecco, il Covid ci ha impresso a tutti quanti un'esigenza di essere più tecnologici e poter lavorare direttamente con i propri smartphone, con il proprio computer. E quindi ottobre-novembre, su impulso del servizio informatica gestito dalla dottoressa Carota, abbiamo incontrato il ministro di allora, Pisano, e in questo incontro che è avvenuto a novembre gli abbiamo chiesto se era possibile fare un progetto sperimentale che tenesse insieme i nostri comuni. Per digitalizzare, trasformare digitalmente i nostri comuni, agganciandoli ai servizi di Pago PA, di SPID, dell'applicazione IO e soprattutto riferito ai pagamenti elettronici, all'autenticazione e a tutte quelle pratiche di e-government che possono essere fatte in modo digitale. Bene, colgo l'occasione anche per ringraziare il governo di allora che ci ha supportato in questa scelta. Siamo riusciti anche su base volontaria a fare aderire 171 comuni e 16 unioni di comuni che insieme alla regione e a questo accordo regionale potranno semplificare alcuni grandi passaggi che fino ad ora vedevano invece il cittadino costretto ad andare personalmente. Ne cito alcuni prima di passare alla presentazione più formale dei servizi. Intanto è molto importante per i processi amministrativi e autorizzativi perché molti lamentano il fatto che l'amministrazione sia lenta nei passaggi burocratici e che molto spesso, specialmente in questo periodo dove le funzioni sono gestite in smart working, poi ci siano delle contraddizioni. Molti funzionari, molti servizi pubblici sono in smart working, però i processi amministrativi per molti passaggi sono poi fatti fisicamente, quindi magari non si trova un funzionario, oppure è più difficile riunire le commissioni che devono dare delle autorizzazioni, dei pareri sulle autorizzazioni. Quindi immaginate, se entriamo nel concreto, a quante difficoltà possono nascere in un periodo di rischio contagio e quindi in qualche modo possono essere allungati i tempi, cosa fastidiosa che noi vorremmo combattere. Quindi vorremmo ecco oggi annunciarvi che per quanto riguarda ad esempio queste nuove funzionalità verranno favoriti i processi amministrativi, autorizzativi per i sisma, ad esempio, che vedranno una piattaforma che si chiama Meetpad, che in qualche modo potrà permettere in modo legale di prendere i pareri per i vari enti che partecipano alle autorizzazioni. Questo vale sia per le opere pubbliche che per quelle private, per le autorizzazioni edilizie private. Quindi questo è un elemento davvero molto importante per poter svolgere le conferenze dei servizi che poi impattano su tanta parte della vita dei cittadini e delle imprese. Inoltre, con questa piattaforma si possono fare le autorizzazioni ambientali che molte imprese hanno come primaria esigenza quando c'è una nuova apertura, una nuova attività da svolgere, oppure le pratiche per la banda ultralarga. Voi sapete che nel 2019 la Regione Marche è riuscita a cablare ben un comune di tutta la Regione, nonostante che da 2 anni era già finanziata la BUL. E questo ritardo strutturale è dipeso da molti fattori e adesso che noi stiamo cercando con il servizio di accelerare il più possibile questo ritardo per poter far arrivare la banda ultralarga nei nostri comuni, una delle procedure, diciamo così, endogene alle autorizzazioni sono le autorizzazioni che devono rilasciare i comuni e gli enti chiamati nel processo autorizzativo. Ecco, con questa piattaforma che oggi noi presentiamo, con Meetpad, si potranno svolgere anche le conferenze per la banda ultralarga, perché anche questo è necessario per poter accelerare i percorsi. Ma la cosa che mi piace di più, insomma, in questo progetto che abbiamo
che presentiamo oggi, Digipal, mi piace molto il fatto di poter fare i pagamenti, che è una delle cose che anche a me dava più fastidio, che per tante cose dovevi comunque andare fisicamente a fare un bonifico, un versamento, un bollettino che ricorda tanto il secolo scorso. E allora con questo progetto si potranno fare i pagamenti elettronici. Faccio un esempio: per pagare ad esempio la messa scolastica, i trasporti, i diritti di segreteria. Quindi ci sarà un'integrazione tra servizi comunali, servizi al cittadino e una modalità digitale per poter fare i pagamenti. E questo ai comuni aderenti, che spero sia solo l'inizio per poter arrivare poi a coprire tutta la nostra regione, rappresenta una grande opportunità e credo che i cittadini ne trarranno un beneficio. Inoltre abbiamo generato un'integrazione tra l'APIO e le varie scadenze autorizzative per la ricostruzione, quindi in qualche modo c'è sempre più sinergia digitale e questo concorre complessivamente a erogare servizi di e-government che sono da sempre auspicati, ma poi concretamente non si sono mai realizzati fino in fondo. Quindi c'è sempre il passaggio che ti ricorda che siamo in ritardo tecnologicamente, il divario tecnologico. Quindi molto spesso riguarda proprio le autorizzazioni, ma altrettanto riguarda i pagamenti e quindi credo che sia un giorno importante questo per le Marche e ci sembrava bello poterlo raccontare perché è frutto proprio di un lavoro degli uffici, ma anche dell'assessore che è riuscito con il governo a farsi autorizzare questo pacchetto di sperimentalità col ministro Pisano, che ringrazio anche se non è più ministro, e quindi credo che possiamo dare ai nostri sindaci uno strumento ulteriore per essere vicini ai loro cittadini. Adesso vorrei che la dottoressa Carotta magari aggiungesse, soprattutto spiegasse bene di cosa si tratta a beneficio della stampa, che prego e ringrazio per essere qua, ma prego soprattutto di poterne dare notizia, perché purtroppo in questo momento il tema che tutti noi attenziona è un altro, è la salute, la sanità, ma è necessario anche far sapere di queste progettualità, perché soltanto la conoscenza di questi servizi ne può migliorare l'utilizzo e diffonderne la funzionalità. Quindi lascio la parola alla dottoressa Carota. Grazie assessore. Velocemente vogliamo condividere con voi quali sono i principali servizi che vengono erogati dal polo strategico regionale. I data center regionali sono stati autorizzati ad erogare dei servizi per conto di tutta una serie di soggetti. E in particolare per tutta una serie di soggetti e in questa slide li vedete elencati, quindi i servizi sono rivolti a cittadini e imprese ma anche ad altre pubbliche amministrazioni e alla stessa sanità che utilizza le infrastrutture regionali come ad esempio il sistema per la fatturazione elettronica per erogare ulteriori servizi. Il modello di riferimento del polo strategico regionale è di una serie di data center, in particolare sono tre i data center che erogano servizi in cloud per una serie di soggetti che potremmo raggruppare in queste tre macro tipologie. Appunto PA locale, sanità e l'ente regionale e tutti gli enti strumentali collegati. L'utilizzo di queste infrastrutture porta poi ad erogare servizi avanzati al cittadino. Non ci vanno automatico. Questa slide riepiloga quelli che sono i principali servizi, ne ha parlato velocemente l'assessore, abbiamo in testa il sistema MITPAT, il sistema per le autorizzazioni sismiche e a seguire tutta un'altra serie di sistemi.
In particolare i data center sono suddivisi, diciamo, per tipologia di soggetti, quindi abbiamo il data center di via Tiziano da cui eroghiamo i servizi per la PA e per il cittadino, e esiste poi il data center di Sanzio che eroga servizi per la sanità. Nel materiale troverete poi il link a un video che ha fatto l'assessore nel data center regionale, perché in qualche modo voleva condividere con i cittadini dove c'è la capacità elaborativa che consente poi di erogare questi servizi. Come vedete ci sono numeri importanti che trovate riportati. Tra queste piattaforme che erogano servizi citiamo Contributi alla Ripartenza, perché fa parte di tutto un disegno che è iniziato con questo primo contributo che è stato erogato a fine dicembre, che è rivolto proprio alla massima semplificazione nelle, diciamo, nell'erogazione tramite autocertificazioni. Si abbina poi diciamo, alla piattaforma tecnologica anche un servizio di comunicazione social per consentire a tutti di avere la stessa informazione. Per quanto riguarda il SISMA, è stata una domanda che è stata fatta poco fa, stiamo lavorando anche sul sistema di georeferenziazione che è già disponibile agli addetti ai lavori, ma che vogliamo rendere disponibili a tutti i cittadini. Quindi un sistema georeferenziato che consente di avere con un colpo d'occhio, come vedete, di vedere l'avanzamento delle, per esempio, delle opere pubbliche, quindi sapere in quale stato è la ricostruzione. Per quanto riguarda poi i sistemi a supporto dell'emergenza, ricordiamo il sistema SISCOVI, che è un sistema complesso che mette in rete tutti i soggetti che lavorano in quest'ambito, dal laboratorio dei tamponi fino all'ambito ospedaliero, e che determina poi i risultati che i vari cittadini vedono poi giornalmente, sia tramite il sito regionale che tramite i canali social. Tra gli ultimi nati risale a gennaio il sistema in cui sono stati pubblicati in tempo reale i dati della positività per comune. Anche questa è stata una scelta voluta dall'assessore Carloni e dall'assessore Saltamartini per rendere questi dati immediatamente disponibili. Arriviamo poi al sistema, diciamo al progetto, che è il tema di cui ha parlato anche l'assessore, che è il progetto Digipalm. L'anno 2021 verrà ricordato come l'anno del switch off del digitale, perché definitivamente tutte una serie di credenziali e dei vecchi sistemi di pagamento dovranno andare in pensione. Una prima scadenza era quella del 28 febbraio, l'altra scadenza sarà il 31 ottobre. Con questo progetto, che è stato fortemente voluto dall'assessore, che ha portato a un grandissimo coinvolgimento dei comuni, durante quest'anno cercheremo di compiere questa transizione al digitale, cercando di mettere in piedi tutta una serie di azioni di comunicazione nei confronti dei cittadini e chiaramente di supporto ai comuni, perché noi da una parte abbiamo le infrastrutture e dall'altro queste infrastrutture devono essere utilizzate. Io passerei la parola al collega Andrea Sergiacomi, che è il collega che ha progettato la piattaforma MIPAD e si occupa di una serie di servizi, a quale passo la parola. Grazie, buongiorno a tutti.
Il progetto Digipal mi riallaccia a questo, che è stato uno sforzo anche per le scadenze che ci venivano imposte sostanzialmente, quindi già una prima scadenza al 28-2, come diceva la dottoressa, e a fine 2021 in realtà poi avremo il dispiegamento completo dei servizi degli enti locali nelle tre piattaforme Pago Pia, Speed e Appio. Ma il progetto nasce da un accordo, come ricordava l'assessore, con il Dipartimento per la Transizione Digitale. I servizi degli enti locali che portiamo diciamo in dote e che facciamo evolvere attraverso questi sistemi sono quelli di pagamento tipicamente. Però mi piaceva e ci piaceva farvi vedere anche che abbiamo approfittato in qualche modo delle tecnologie disponibili e dell'app IO in particolare per creare anche altri servizi. Questo servizio è importante per tutte le persone che hanno pratiche di ricostruzione con l'ufficio speciale ricostruzione. Attraverso l'app IO riescono a essere messi a conoscenza in tempo reale di ogni passaggio in evoluzione dello stato d'avanzamento della loro pratica gestita dall'ufficio speciale ricostruzione, sempre utilizzando le stesse infrastrutture del progetto Digifarm. Io adesso farò una anche molto breve carrellata, perché in realtà tutto questo materiale poi viene messo a disposizione e quindi non vorremmo neanche annoiarvi con una trattazione troppo esaustiva di dettaglio, però facciamo giusto dei passaggi per raccontarvi quelli che sono i sistemi informativi e le piattaforme più significative che diciamo in questo momento ci stanno aiutando a gestire i servizi digitali. MIPPAD è una piattaforma che permette il lavoro collaborativo degli enti, quindi non solo una piattaforma di videoconferenza, che c'è chiaramente per permettere gli incontri in presenza, da remoto e non più in presenza, ma anche scambiarsi la documentazione, firmare i verbali, fare tutto quello che gli enti fanno durante una conferenza di servizi per l'iter autorizzatorio, ed è stato messo in funzione sostanzialmente sia per l'approvazione dei cantieri della banda ultralarga nei nostri enti locali, sia per le autorizzazioni ambientali, in particolare i processi della VIA e AIA, sia per le pratiche di ricostruzione dell'ufficio speciale di costruzione, le famose conferenze regionali. Siamo già arrivati a un buon numero di conferenze svolte attraverso la piattaforma, 308, coinvolgendo sostanzialmente tutti gli enti del nostro territorio. Altri servizi che citerei sono quelli che utilizziamo quotidianamente per la comunicazione istituzionale, quindi dal sito istituzionale, da tutti i canali social che poi alimentano la diffusione dei contenuti, Telegram, tanto per citarne uno, che ha raggiunto già 33.000 iscritti, quindi è diventato uno strumento importantissimo della comunicazione istituzionale, ed altre piattaforme su cui non mi dilungo, ma che servono per condividere dei contenuti di rilievo. Poi c'è, se vogliamo, la piattaforma che è dietro l'evoluzione tecnologica del progetto Digipalm, Marche Payment, che è una piattaforma regionale che interopera con il sistema nazionale PagoPA. Quindi attraverso l'evoluzione che abbiamo fatto fare alla piattaforma, di fatto i cittadini adesso potranno pagare sia dai portali degli enti o dal portale MPay, che era già in piedi da prima, ma anche attraverso tutti i nuovi canali, tutti i canali che supportano quello che si dice tecnicamente il modello 3, quindi anche sull'automatica, sugli sportelli e sui canali, diciamo, dei provider, Poste Italiane, eccetera. Vado avanti velocemente. Un altro asset importante è il polo di conservazione regionale, che è arrivato a ospitare a fine anno 23 milioni di documenti digitali. Quindi voi immaginatevi che esiste un archivio corrente che tratta i documenti digitali, il protocollo in arrivo, in uscita, o li digitalizza e fa in modo che diventino un patrimonio digitale per l'ente, ma poi questi documenti nel tempo vanno conservati. E il polo di conservazione fa questo mestiere non solo per Regione Marche, ma per tutti gli enti aderenti nel territorio. Il fascicolo sanitario elettronico, altro strumento di
importante per erogare i servizi della sanità ai cittadini e soprattutto in questa fase i referti, anche con riferimento, diciamo, ai tamponi, alle diagnosi molecolari, eccetera. Il sistema che digitalizza gli atti, ma su questo vado molto velocemente, però attraverso questo Regione Marche riescono sostanzialmente riesce a produrre le delibere digitali e i decreti dei dirigenti attraverso un workflow. Il progetto Open Data, che noi chiamiamo Marche Good PA, Government Open Data della Pubblica Amministrazione nelle Marche. Su questo mi focalizzo solo per raccontarvi che il modello degli Open Data è sostanzialmente la possibilità per la pubblica amministrazione di liberare i dati, e la pubblica amministrazione, se ha una ricchezza, sicuramente sono i dati che conserva, sui quali va fatto un grossissimo lavoro, no? di pulizia, di messa a fattor comune, di interoperabilità tra le banche dati, ma è indubbio che è un valore aggiunto, e il poterlo mettere a disposizione della cittadinanza, ma anche degli imprenditori, insomma, gratuitamente liberare i dati, diventa uno strumento non solo di trasparenza amministrativa, ma anche di possibile volano di opportunità economica e di sviluppo del territorio. Scusate se vado con una trattazione abbastanza schematica, però ecco, diciamo che ad oggi parliamo di Open Data non solo della Regione Marche. Come sempre, il focus di questa conferenza stampa sono i servizi della Regione Marche, ma anche degli enti locali che aderiscono al polo strategico regionale, e quindi parliamo di 214 enti locali nel nostro territorio che liberano i dati, per un totale di oltre 3200 dataset disponibili. Intermedia Marche è... Intermedia Marche è il sistema che sta dietro la interoperabilità della fatturazione elettronica, e anche questo è diventato un asset importante per tutti i processi che coinvolgono i fornitori della pubblica amministrazione. Non mi dilungo oltre sul resto, se non ecco, vi cito questo, che è un progetto di cui presto sentirete parlare. Cultura Smart si tratta sostanzialmente di una piattaforma per permettere di accedere ai dati della cultura, al patrimonio sostanzialmente digitale dei musei e delle biblioteche attraverso dei servizi online. Oltre a questo, il progetto Cultura Smart è anche riuscito in qualche modo a dotare 19 sedi del nostro territorio, biblioteche e musei, di strumentazione per riuscire a fare videoconferencing, quindi videoconferenze, eventi anche live dalle proprie sedi, e di connettere invece con un wifi 77 sedi tra musei e biblioteche. Mi fermo qui e passo invece la parola al Comune di San Benedetto, Mauro Cecchi, che ci racconta qualcosa sul progetto Digipalm, e prima ancora sul progetto che il Comune di San Benedetto porta avanti con Regione Marche già da tempo per i servizi di government e gli Open Data. Sì, grazie Andrea. Sento un po' di eco, probabilmente qualcuno ha l'audio aperto. Allora, vi ringrazio per questo invito. Io vi parlerò brevemente di un progetto che non è il progetto Digipalm, ma è un po', diciamo, il, se vogliamo, il padre, l'antesignano di Digipalm, il banco di prova su cui si è andato a testare che cosa sostanzialmente? Si è andato a testare una serie di progetti rivolti a una larga fascia della popolazione marchigiana e un grande numero di enti sul territorio. Allora, io adesso vi condivido un attimo, datemi un secondo per la condivisione dello schermo.
Allora, il progetto di cui vi parlo brevemente è un progetto che è iniziato diversi anni fa ed è un progetto finanziato con fondi PORFESR, per l'esattezza l'asse 2 o S6 dei fondi. Come vedete il budget è piuttosto importante perché si tratta di... sono due in realtà i progetti, ma io qui ve li riassumo insieme. Si parla di un budget di 1.600.000 euro. L'aggregazione che abbiamo costituito, che abbiamo chiamato amichevolmente Marche Sud, è un'aggregazione di 64 enti tra la provincia di Ascoli Piceno e la provincia di Fermo. L'importo che è stato, diciamo, il massimo importo finanziabile per ogni ente da questo progetto, da questo bando, era di 70.000 euro, finanziati interamente a carico della Regione Marche. Il progetto è iniziato nel 2017 e si concluderà a breve. Si tratta di due progetti distinti. Uno si chiama, l'abbiamo chiamato SIS Square, e uno Social and Geo Vendetta. Di che cosa tratta questo progetto? Qual è la finalità? Allora, sostanzialmente è un progetto che mira, per volere della Regione Marche che lo ha bandito, mira all'integrazione tra i sistemi informativi, i sistemi informatici degli enti e le piattaforme regionali, alcune delle quali sono state già introdotte sia da Andrea che da Serena. Le linee di intervento per quello che riguarda il progetto SIS Square erano 5 e riguardavano appunto i servizi di pagamento online e quindi un'integrazione, ripeto, dei sistemi, dei singoli enti, dei sistemi informativi, dei sistemi informatici degli enti con la piattaforma MPay, cioè la piattaforma dei pagamenti regionale, che poi ovviamente si integra anche con il sistema PagoPA. Allora, come vedete, questi erano i dati che vi stavo dando, i numeri che vi stavo dando. Per quello che riguarda le linee di intervento, abbiamo detto una linea riguarda MPay, l'integrazione col sistema MPay, una linea riguarda l'integrazione con l'Interbenia Marche, quindi il sistema regionale per la fatturazione elettronica. Poi avete già sentito parlare del polo di conservazione che si chiama DGIP, è il polo di conservazione per appunto inviare in conservazione i documenti, il patrimonio documentale degli enti marchigiani, il sistema che si chiama Procedimarche, la banca dati che si chiama Procedimarche, che è una banca dati generale dei procedimenti degli enti, e i servizi Sigmater, che sono dei servizi, diciamo, catastali, territoriali. Questa è per quello che riguarda il progetto SIS Square. Invece il progetto Social and Geo Open Data si occupa, come dice la parola, il nome stesso, di open data, quindi di quelle, saprete sicuramente di cosa si parla, è il modo con cui la pubblica amministrazione, e non solo, dovrebbe in qualche modo mettere a disposizione i propri dati, che è in forma aperta, in forma accessibile, leggibile da tutti quanti, da tutti coloro che abbiano un qualche interesse, la necessità di estrarre delle informazioni, fare statistiche, correlare dati fra di loro, pensate ai dati sulla sanità, ai dati sul Covid, quante informazioni si possono tirare fuori dai dati. Ma questi open data devono essere ovviamente creati, devono essere generati, alimentati dagli enti. L'obiettivo del progetto Social e Geo Open Data è proprio questo. Ancora qualche numero rapidamente. Noi siamo, come Comune di San Benedetto del Tronto, siamo l'ente capofila di questa grossa aggregazione. Parliamo di un'aggregazione, come vi dicevo, di 64 comuni con
che coprono un numero di abitanti di 360.000, quindi un numero abbastanza cospicuo, il 23% rispetto alla popolazione dell'intera regione. Dato importante, come potete vedere, ci sono molti comuni in questa aggregazione, cosiddetti piccoli. Come vedete, addirittura il 43%, parliamo di comuni sotto i 2.000 abitanti. Abbiamo 43% dei comuni che sono in zona cratere. Non ci interessa la superficie più di tanto, perché la superficie comunque di queste province è all'incirca il 19% della superficie complessiva regionale. La motivazione che mi ha spinto, diciamo, a creare questa aggregazione e dedicare tanto tempo e impegno alle attività che sostanzialmente sono quasi tutte in capo all'ente capofila, è una motivazione principalmente di sussidiarietà. Abbiamo capito che i piccoli comuni del nostro territorio, che sono tantissimi come avete potuto vedere, non avrebbero potuto in nessun modo accedere facilmente all'innovazione se non attraverso, diciamo, aggregatori, ok, come noi, ma anche e soprattutto come la Regione Marche. Quindi noi riteniamo assolutamente giustificato il fatto di integrarci con i sistemi regionali, perché riteniamo che la Regione deve essere sempre più un aggregatore rispetto agli enti del territorio. Il nostro è un caso particolare, perché veramente noi abbiamo comuni molto molto piccoli. In questo modo dicevo, abbiamo raggiunto degli obiettivi abbastanza, per noi abbastanza importanti. Uno, per esempio, è l'obiettivo dell'economia di scala. Cioè, ripeto, è evidente che questi comuni non avrebbero potuto fare ciò che è stato fatto all'interno del progetto in maniera autonoma, perché non avrebbero avuto né le risorse finanziarie né le risorse umane per farlo, sicuramente. Con questo progetto noi abbiamo dato a loro l'opportunità di integrarsi con i sistemi regionali a costo zero. Abbiamo fatto questo, abbiamo fatto un lavoro importantissimo nei riguardi dei fornitori dei comuni, un lavoro di economia di scala. Siamo riusciti a raggiungere un'economia di scala elevatissima. Quindi quello che il singolo comune va a chiedere al fornitore, che il fornitore gli faccia per integrare il suo sistema, avrebbe avuto un costo sul singolo comune. Invece in questa aggregazione il costo si è ridotto moltissimo, perché siamo andati a parlare direttamente noi con i fornitori e abbiamo raggiunto chiaramente dei risultati importanti sul piano finanziario. Vi dico soltanto che questa è una delle prime esperienze per dimensioni per quello che riguarda la sinergia tra gli enti del territorio e i fornitori, e ci piace dire che questo progetto costa ai cittadini 4 euro, meno di 4 euro a testa. Ok, questa era giusta la considerazione. Allora salto qualche slide. E questo è lo stato del progetto ad oggi, mancano alcuni mesi per concluderlo. Come potete vedere, le adesioni ai vari servizi, alle piattaforme regionali, sono piuttosto consistenti, stiamo arrivando a conclusione. Per quello che riguarda il Social and Geo Open Data, abbiamo iniziato a riversare dei dataset nel sistema GoodPA, il sistema regionale, e anche qui abbiamo raggiunto dei numeri significativi. Allora, passo subito al discorso di come tutto ciò si armonizza con Digipalm. Digipalm, diciamo, è un progetto che rappresenta un po' la continuazione dei due progetti
del PORFES, sicuramente, perché attua quei due passaggi ulteriori, che sono quelli in particolare dello SPID e dell'app IO, che non erano, diciamo, considerati all'interno nel bando relativo al progetto, ai progetti PORFES. È molto importante dire che il 75% dei nostri comuni, cioè dei comuni della nostra aggregazione, ha aderito anche a Digipalm. Qui avevo portato alcuni rapidissimi esempi, per esempio, non so, il comune di Sant'Elpidio può oggi pagare, gli utenti possono pagare direttamente le contravvenzioni attraverso la piattaforma regionale. A Moresco si pagano gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione allo stesso modo. La retta e la refezione all'asilo nido per quello che riguarda il comune di Porto San Giorgio. Sono pochissimi esempi perché non avevo tempo, però dimostrano come l'insieme di questi due progetti fanno sinergia e vanno nella direzione della digitalizzazione dell'ente, nella digitalizzazione di quei servizi dei quali oggi la pubblica amministrazione, secondo me, come diceva anche l'assessore Carloni, sostanzialmente è diventato un motore di questa innovazione, mentre prima lo era, diciamo, il privato, oggi lo è la pubblica amministrazione. Guardate il caso della fatturazione elettronica, dove è partita dalla PA e poi, diciamo, si è riversata anche nel privato e quant'altro. E con questo io ho concluso, grazie. Allora, mentre aspettiamo il presidente che sta arrivando, volevo ancora dire che sarà nostra cura fare in modo che ci sia una campagna di comunicazione, di promozione, oltre all'aiuto che la stampa regionale può darci per comunicare questi servizi, e appunto vorremmo che fosse oggetto di un'importante campagna di comunicazione che gli uffici stanno predisponendo, quindi penso a breve uscirà sui 187 comuni, ma in generale insomma io mi auspico sempre, lo dico ogni volta che si parla di comunicazione, che ormai anche la comunicazione sia sempre più digitale, perché anche su questo serve saper fare comunicazione. Bisognerà fare non messaggi generalisti, ma riuscire a fare dei pubblici, un pubblico specifico con un'analisi delle parole chiave per davvero perforare la rete e fare in modo che questi servizi siano percepiti. Ormai tutti comunichiamo attraverso i propri smartphone, quindi è fondamentale che non ci siano, diciamo, arretratezze nel modo di comunicare, che ecco, poi non si conciliano con le scelte tecnologiche. Dobbiamo fare una campagna anche su questo all'avanguardia, e spero lavoreremo tutti quanti in questa direzione, in modo che, nonostante le difficoltà che i nostri cittadini stanno vivendo, insomma, i servizi possono fare dei salti in avanti e in qualche modo essere all'altezza del momento e anche dell'isolamento, perché questa nostra volontà di accelerare deriva anche dal momento storico che stiamo vivendo. Tante persone costrette a casa, costrette al distanziamento, poi non possono essere tagliati fuori dai servizi, quindi è fondamentale che corrisponda anche una capacità nella gestione dei servizi pubblici di stare vicini alle persone nonostante la lontananza fisica. Sì, scusate, c'è qualche domanda per me? Sì, io, Luca Fabbri, da dire, buongiorno a tutti. Buongiorno. Volevo sapere, i servizi, in particolare hai parlato dei pagamenti elettronici per le mense, per i trasporti, lì sui comuni quando riusciremo a vedere una prima, diciamo, immagino che non si attiveranno tutti lo stesso giorno, però da quando potranno partire, potremo vedere i primi risultati? Alcuni comuni li hanno già attivati, perché la scadenza del 28 prevedeva almeno 2 servizi attivi per ogni comune. Si può accedere in modalità diciamo non autenticata al portale regionale, che è mpei.marche.it, selezionando la provincia e il comune è possibile vedere i servizi che sono già attivi per quel comune. Quindi, okay. Ripetiamo un attimo il sito, qual è? mpei.marche.it. mpei.marche.it.
Se posso integrare invece per la disponibilità di questi servizi sull'app Io, la scadenza del 28 febbraio era per noi, cioè noi dovevamo comunicare che eravamo tutti pronti per, adesso la palla sta al Pago PA, che chiaramente non ha ricevuto solo le richieste di attivazione della regione Marche, ma di tutte le regioni, e quindi immagino che avranno un bel lavoro da fare, ma confidiamo insomma che a breve poi i servizi saranno disponibili. Ecco, prego Presidente. Semplicemente per fare un saluto e un ringraziamento agli uffici, al Vicepresidente Carloni per quanto fatto in questi mesi e per quanto fatto in questa grave crisi sanitaria che sconvolge il Paese, l'Europa e il mondo intero praticamente da ormai un anno. Dal punto di vista della digitalizzazione sicuramente c'è stata una grande evoluzione e credo che questa grande evoluzione debba essere un patrimonio che dobbiamo portarci indietro anche in una fase, speriamo prestissimo, che ci vedrà uscire dalla crisi pandemica. In questo senso credo che la Regione Marche ha un'idea precisa di sviluppo digitale, ha un'idea precisa di infrastrutturazione a livello di anche fibra e di strumenti che possono consentire la digitalizzazione anche nelle aree più svantaggiate e nelle aree interne, per farla diventare uno strumento della pubblica amministrazione, delle strutture sanitarie, ma anche delle imprese, un'opportunità vera, un servizio aggiuntivo che possa portare la nostra regione al passo coi tempi. Non aggiungo altro, mi scuso per il ritardo. Simona Spagnolo di Carlino Pesaro chiede il numero di utenti della provincia di Pesaro che nell'ultimo anno ha usato il codice identificativo digitale per i servizi sanitari. Quanti hanno scaricato app Immuni sempre a Pesaro? Commerciali. Come mai il sistema di pagamento elettronico per pagamento visite non funziona? Poi aggiungo anche MyCumac che se non gestiamo direttamente noi diciamo, l'infrastruttura. Per quanto riguarda la prima domanda, in realtà non viene tracciato e loggati gli accessi, quindi praticamente questa è un'informazione che non è disponibile. Si possono invece sapere magari quanti utenti hanno acceduto a un determinato servizio, però non è possibile conteggiare l'accesso, perché molti dei servizi sono resi disponibili ad esempio attraverso SPID, quindi anche attraverso sistemi non regionali. Per quanto riguarda gli utenti che hanno scaricato l'app Immuni per la provincia di Pesaro Urbino, vengono forniti alla regione dei dati complessivi. Potremmo provare a chiedere se dal livello del Ministero possono fornire dei dati anche per provincia. Ad oggi diciamo è un dato che non è fornito. E, mentre per quanto riguarda il sistema di pagamento, come ha ben spiegato prima anche il Comune di San Benedetto, noi forniamo dei servizi di tipo infrastrutturale. Su questi servizi vengono attivati una serie di servizi. E da quello che io so, ad oggi non è possibile pagare qualunque tipo di prestazione tramite il sistema di pagamento online, ma solo alcuni. E in relazione al problema del funzionamento, ripeto, non gestiamo noi questa infrastruttura, sarà mia cura rivolgere questa domanda al soggetto che effettua la gestione e per conto diciamo di regione Marche. Diciamo il sistema, noi abbiamo dato anche dei dati di pagamento, questo per dire che parliamo di un sistema fortemente utilizzato, abbiamo quasi 500.000 transazioni e abbiamo più di 40 milioni di euro di transato, quindi parliamo di un sistema che a livello infrastrutturale sicuramente è molto utilizzato e, come ben detto prima all'assessore, devono essere fatte delle azioni sia rispetto a chi dispone il servizio
e al cittadino che lo utilizza. Quindi nel caso dei sistemi sanitari, magari lo dico perché può sembrare un tecnicismo, ma magari non è facilmente comprensibile, è ogni specifica azienda che consente il pagamento di quel servizio, quindi è differenziato il dispiegamento a seconda che parliamo di nord o quindi diciamo la domanda era specifica per Marche Nord o Pesaro, quindi in quel caso la domanda andrebbe posta all'azienda sanitaria che opera in quei territori. C'è un ritorno, insomma. Una domanda per l'assessore. Mi fa pensare che ci sarà un'accelerazione perché abbiamo lavorato subito da ottobre a una nuova strategia con Open Fiber, abbiamo svolto almeno 6 riunioni tra quelle tecniche e quelle di governance con l'azienda, sono intervenute in campo anche non solo i vertici come Elisabetta Ripa che ringrazio pubblicamente, ma anche i manager delle società che partecipano al gruppo Open Fiber e ci hanno rassicurato sulle nostre richieste di inserire il cablaggio dei comuni marchigiani nella prima fascia con la massima urgenza e nei prossimi giorni inizieremo a presentare quello che è la nuova strategia di Open Fiber per le Marche. Quello che noi oggi presentiamo di Meetpad serve anche in quell'ottica, perché grazie a questa piattaforma certificata si potranno svolgere le conferenze di servizi per poter autorizzare i progetti di banda ultralarga. Purtroppo abbiamo ereditato una situazione che era a dir poco scandalosa, e non è colpa certamente dei funzionari, ma anche della politica, che non ha saputo far valere il ruolo delle Marche in questa strategia di banda ultralarga. Pensate che abbiamo dovuto far riclassificare anche tutta la cartografia digitale perché non erano previste le zone industriali in alcuni punti di arrivo della banda ultralarga. Quindi con un lavoro sinergico che abbiamo fatto io e la dottoressa Carota abbiamo sovrapposto gli indirizzi postali delle sedi operative industriali su una cartografia per vedere se l'allaccio della banda ultralarga riusciva ad arrivare anche nelle zone industriali. Quindi mi lo fa pensare questo cambio perché ci stiamo lavorando seriamente da mesi e quindi tra poco cominceremo a vedere i risultati.